Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Parola del Signore. Gesù insegna a pregare. E la prima cosa che insegna è dire Padre. Cioè quello di dire a noi stessi: siamo figli e non possiamo essere altro. E allora Padre, perché buoni figli riconoscono sempre, ogni giorno, che il loro padre è buono. In questa visione contemplativa, cioè immersi con il nostro cuore nel mistero di essere creati nell'amore, chiediamo a Dio tante cose, tra cui il pane quotidiano. Il pane che ci sostenta nel nostro passare attraverso il tempo. Attenzione, non chiediamo un quantitativo di pane superiore a quello odierno. Ogni giorno il suo pane. Ogni giorno la misura strettamente necessaria sotto l'arco solare che dà luce per il movimento dell'uomo. Come mai a Dio l'Onnipotente chiediamo soltanto il pane per questo giorno che inizia e non di accumulare pane per un tempo superiore? Per diversi motivi. Il pane innanzitutto rappresenta ciò che necessitiamo per esistere, biologicamente, quindi la nostra dipendenza dalla terra come immersi in questa natura. Sotto questo punto di vista il pane deve essere quotidiano perché lo vogliamo fresco. Non ci accontentiamo noi esseri umani di mangiare un cibo solido, un cibo qualunque, ma lo vogliamo anche gustare e, perché no, magari appena sfornato, accompagnato dal profumo della cottura. Qui l'invito è fidarsi di Dio, come il popolo di Israele si affidava alla manna mandata giorno per giorno. Fidarsi significa non accumulare, rischiando di perdere il sapore buono, fresco, del dono di Dio che si prende cura di noi, suoi figli, ogni giorno. Secondo, più profondo, il rimando della preghiera di Gesù, del Padre nostro, è al simbolismo del pane eucaristico, cioè alla donazione che Gesù farà di sé e che poi fa di sé ogni giorno. Lui è il vero pane spezzato, lui è la vera parola del Padre, che nutre la nostra giornata nella misura in cui lo ascoltiamo, perché in effetti non di solo pane materiale vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la parola, il Logos, uscito dal Padre per eccellenza, è proprio il Figlio Gesù. Come figli, allora, nella richiesta del pane quotidiano, del pane odierno, stiamo chiedendo implicitamente di essere figli nel Figlio che si è donato a noi. Gustiamo allora le parole di Gesù, facciamo le nostre nella nostra preghiera quotidiana e nella partecipazione, per chi può, odierna, alla Santa Messa.